Buonasera e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui per le semifinali della Supercoppa Euroamericana. Ora vediamo, ovviamente questi sono i risultati dei quarti di finale. Sono passate tutte le europee, quindi Juventus, Paris Saint Germain e Bayern Monaco, Barcellona per la semifinale. Non ci sono più squadre sudamericane in gioco, tutte le europee hanno fatto assolutamente la loro parte e dunque per questa semifinale la Juve dovrà affrontare l'altra squadra di Parigi, il Paris Saint-Germain. Ha già eliminato la Juve l'altra squadra di Parigi, il Paris Football Club, che ha partecipato nel torneo e ha giocato contro la Juve nei gironi. E dunque adesso stiamo a vedere come andrà questa partita, può valere veramente tantissimo. Si gioca all'Allianz Stadium, tra l'altro, quindi positiva sicuramente questa notizia, la Supercoppa Euroamericana Juve-PSG. Vediamo come si metterà questa partita. Ovviamente la Juve dovrà dare il meglio di sé perché l'avversario è un avversario top. La Grascosta subito, palla dentro per Ronaldo subito, tenta il tiro, calcio d'angolo. Ronaldo che cerca la sua decima rete nel torneo corto, ma che ha visto Ronaldo come sempre, come al solito, protagonista assoluto. Palla dentro, Ramsey prova la sponda, palla che arriva in zona Arthur, vediamo Arthur cosa farà. Arthur la rialza, non ci arriva nessuna deviazione, Navas rinvio lungo, Alessandro bravo, ma la palla alla fine è della Juve. Arthur la smista subito, Douglas Costa, Ramsey cerca ovviamente sempre Ronaldo, il pallone la perde un attimo di vista, poi c'è fallo di Ronaldo e quindi batterà adesso la punizione Paris Saint Germain, fallo su Meunier. Rinvio di Keylor Navas, cercare Mbappé, aspetta Chiellini ma Verratti al pallone, palla che passa a Meunier ancora, buona la chiusura di Bentancur, palla che arriva da Douglas Costa che stoppa il pallone, prova a ripartire da Douglas Costa, c'è in mezzo Ronaldo, c'è in mezzo Dybala, da Douglas Costa alza il pallone a cercare Ronaldo che aveva fatto un movimento sul primo palo, quindi è scavalcato dal pallone, peccato. E adesso palla lunga, Cavani, palla per Di Maria, Di Maria attenzione, Quadrado non chiude subito, Di Maria aveva la possibilità di mirare, bravo Quadrado a chiudere al momento giusto. Ronaldo, la Juve cerca la velocità di Douglas Costa, Marquinhos anche non è lento ma Douglas Costa è più veloce, ma Marquinhos bravissimo qua, bella partita tattica soprattutto. De Ligt, chiusura imperiale. Dybala vede Ronaldo alla fine, invece pensavo che andasse a Ramsey su quel pallone, ci arriva Ramsey e la palla è persa. Qua Dybala ha sbagliato secondo me la scelta. De Ligt, mamma mia, poi lancio per Costa, vediamo se posizione regolare, no, però era tutto perfetto il lancio di De Ligt, il recupero e il lancio, poi lancio per Douglas Costa ma posizione obiettivamente irregolare, abbastanza evidente. 33 minuti di gioco, 0-0 tra Juve e PSG, semifinale di Supercoppa Euroamericana. Solo europee rimaste in gioco, sono uscite tutte le sudamericane. Bella giocata di Ronaldo, Marquinhos lo segue, ma Ronaldo intanto porta via con il fisico, velocità, intelligenza. Buona giocata di Ronaldo, Navas su questo tiro cross. Ramsey, Dybala. Cerca Douglas Costa, Ronaldo, stop a Ronaldo, decimo gol nel torneo, Juventus 1, Paris Saint-Germain 0, ha segnato Cristiano Ronaldo, e questo è veramente un gran gol per il recupero palla, per la giocata di Dybala, tutti guardavano Ronaldo, lui è andato a cercare Douglas Costa, non ci hanno capito più niente difensivamente, Martinez ha perso il riferimento, palla per Ronaldo, stoppa e tiro, e 1-0. Sarebbe importante finire in vantaggio il primo tempo per la Juve, riorganizzare le idee in una partita difficile contro una grande squadra. E finisce qua il primo tempo, Juventus 1, Paris Saint-Germain 0, solo due tiri, ma sono bastati alla Juve per chiudere il primo tempo in vantaggio. Adesso vediamo Kimpembe, allarga per Meunier. Marquinhos, palla per Kimpembe, lancio lungo, Quadrado svetta, pallone pericoloso, rischioso, Szczęsny, De Ligt,
Ramsey. Quadrado, Ramsey. Bello scambio questo, Ramsey vede Dybala, questa è una gran giocata, Dybala fermato, allora Ramsey va da Ronaldo che va di tacco per Dybala, un'azione meravigliosa qua della Juve e Dybala si divora palesemente il gol del 2-0, azione stratosferica, ma che errore di Dybala davanti al portiere. Non da lui, non da lui, adesso batte Bentancur l'angolo, pallone ancora tagliato in mezzo, colpo di testa Navas. C'era arrivato ancora Ramsey. Cavani, Chiellini, l'appoggio non è dei migliori, alla fine però la Juve c'è ancora, il possesso palla, un Paris Saint-Germain che non riesce a far male a questa Juve. Douglas Costa su Meunier, recupera il pallone, Douglas Costa la dà Bentancur che gira alta per Ronaldo. Ronaldo! Navas! E qua Dybala doveva forse intervenire, poteva intervenire, ma che occasione ancora per la Juve, Dybala ancora, s'accentra, Dybala, Dybala fermato, murato Dybala qua. Ha provato la giocata giusta, secondo me, Dybala, è stato bravo il giocatore del Paris Saint-Germain, poi Dybala recupera palla, la dà Cuadrado, Cuadrado potrebbe tirare, e invece la dà Douglas Costa, non è possibile! Cosa sta sprecando la Juve? 70 minuti di gioco, c'è in ballo la finale, ma la Juve spreca veramente tantissimo. Chiellini rinvia un po' come può. Dybala ovviamente di testa perde molti centimetri col suo avversario. Di Maria, palla buonissima di Di Maria, De Ligt ragazzi, una certezza dietro. Matisse De Ligt. Forse qua da subito fallo, ma De Ligt non molla, va a pressare addirittura. Fuori gioco, questa è la giocata di De Ligt che è qua brava la difesa, bravo Alexandro, bravo Chiellini, bravo Cuadrado a mantenere la linea nonostante mancasse un giocatore, ma Chiellini sbaglia totalmente la rimessa in gioco, però poi Alexandro è bravissimo a recuperare palla, a cercare tra le linee Douglas Costa. Attenzione perché questa è una gran palla. Douglas Costa sbaglia tutto. Siamo ormai verso la fine, ma Douglas Costa veramente oggi è ancora negativo, secondo me. Che è il rinvio di Navas. Forse salva la sufficienza grazie all'assist della. Che sta decidendo la partita, Dybala, gran giocata di Dybala, stop al pallone, la dà Ronaldo, lo stop di Ronaldo non è granché, allora la dà Cuadrado, buona giocata della Juve, Cuadrado taglia il pallone, taglia il campo come un grissino, grandissima parata di Keylor Navas su Douglas Costa, che parata ha fatto, era perfetto il colpo di testa di Costa. Ora Ronaldo cerca ancora Douglas Costa, Douglas Costa va a cercare ancora Ronaldo, il PSG non ci capisce niente, palla fuori ma non c'è più tempo, vince la Juve che vola in finale 1-0, solo 1-0, ma tanto basta, la Juve che comunque ha dominato la scena, come potete vedere non ha concesso neanche un tiro al Paris Saint-Germain, tutte le statistiche a favore, il risultato veramente bugiardo, meritava molto di più la Juve, queste le pagelle, andiamo subito a vedere con chi andremo a giocare la finale e poi linea allo studio. Linea al prossimo video che è lo studio su Mika Saksarubra. Dunque sarà Juve Barcellona la finale della Supercoppa Euroamericana. Come vedete questo è il bracket. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento col prossimo video. Ciao a tutti!